Pescara, città solidale e a portata di clic con il portale MADRI, acronimo che sta per Mappatura Dinamica delle Risorse. Il progetto dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, in collaborazione con la Caritas e l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, è stato presentato questa mattina nella Sala dei Marmi della provincia. A parlarne al TG8 è l'assessore di competenza Adelchi Sulpizio, che ha tracciato anche un bilancio delle attività svolte. È un punto, diciamo, di partenza quello che presenta. Andiamo oggi, perché si chiama una mappatura dinamica? Perché consente a tutti i cittadini che abbiano un'esigenza di rivolgersi alle politiche sociali, che abbiano un'esigenza pratica, di entrare in questo portale dove, scrivendo la parola anche attigua a quello che è un po' la loro problematica, per esempio potrebbe essere disabilità oppure violenza di genere oppure qualunque altro tipo, oppure affido, andranno a verificare tutti quelli che sono i servizi che il Comune di Pescara eroga in quella fattispecie. Perché è molto importante? Perché ci siamo resi conto che i servizi che noi delle politiche sociali andiamo a erogare aumentano sempre di più, perché è sempre maggiore la platea dei cittadini che si rivolgono anche a noi. Quindi siamo passati da dati veramente importanti in questo senso, siamo passati da 8.000 del 2019 a oltre 22.000 del 2023, e quindi in questo contesto la risposta che noi diamo è con questo mezzo, un mezzo informatico innovativo che consente per l'appunto di capire immediatamente quelle che possono essere le risposte che dà la pubblica amministrazione a tutte quelle che sono le varie esigenze da parte dei cittadini. Parliamo di oltre 78 servizi per 18 milioni di euro, quindi la somma che il Comune di Pescara eroga a favore dei cittadini è in costante aumento. Io non intendo neanche misurare dal punto di vista economico, perché sono tantissimi quei servizi che noi andiamo a erogare, che non comportano un costo ma che vanno anche a dare un aiuto concreto ai cittadini. Risorse sociali, aggregative, educative e sociosanitarie di Pescara con il progetto MADRI sono dunque a portata di clic, come spiega anche Corrado De Dominicis, direttore della Caritas cittadina. Beh, noi ci siamo fatti coinvolgere perché, grazie al lavoro di osservatorio che facciamo, abbiamo uno sguardo sul territorio e ci piace fare questo lavoro di facilitatori della rete del territorio, perché ci viene dal nostro mandato Caritas, quindi è una mappatura dinamica delle risorse che sono a disposizione dei cittadini per poter accedere ai servizi in risposta ai bisogni che portano.